essere il grande giorno. Eccole le bandiere. Ma chi devo chiedere per salire da su? Ma chi devi chiedere? Come qualche giorno fa, sperando che il risultato sia diverso. Una brevissima panoramica sulla situazione attuale. Comunque, come fai questa? I poliziotti che fanno i video. Il poliziotto tutto sta facendo fuorché il suo lavoro. Mattia è arrivato. Ci sono anche i fan della mia bandiera. Vinceremo il tricolo. Tipico odore capodannesco questo. Ci sono dei balconi fissati veramente in maniera spettacolare, ad hoc. Tipo quello. Sarò con te e tu non devi mollare. Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione. Oh! Ecco, venne a vena a Mattia. Ah, grande! Sarà perché ti amo, lo grande amore. Una puzza di fumogeno clamorosa. La gente sta mangiando il panino con il fumo dentro. Fumo! Panino Mac, fumo on the side. Enjoy! Si avanza nel delirio. Vedo una specie di totem alzato. Eccolo là, che cos'è qualcosa? Una maglietta enorme del Napoli alzata. Mi è finito un pezzo di una torcia nell'occhio, ma che fastidio, mamma. E in tutto questo macello c'è una cosa bellissima ed è anche naturale. Aspettate, la luna, guardate là, perfettamente piena. Vediamo se la bandiera se ne va. Nel frattempo praticamente visibilità zero in questo momento. All'interno penso a partire con DJ set di 10 per Bellini. Guardate qui, che macello. Questo è bello. Eccolo, c'è anche Spalletti. Queste sono le idee malate mie di Massimo. Abbiamo pure un megafono. Pure un megafono. Best immagine del pomeriggio. Una quantità di fumogeni e torce allucinanti, mai vista una cosa del genere, una puzza impregnata. O parliamo di Capodanno, qua è peggio. Mentre lì c'è il devasto, consiglio, qui c'è la Coop. Quindi quando comprate le birre a 50 euro, le bottiglie d'acqua a 7,80 euro, ricordatevi che di fronte c'è la Coop. Cioè, fuori il devasto, qua dentro non c'è nessuno. Ci siamo soltanto noi. La nostra scelta era sul provolino, salto in bocca, porchettina, patatine e salame Milano. Enjoy. La cena a scudetto. Siamo fuori, siamo carichi. Continuano a accendere fumogeni, non è cambiato assolutamente nulla. Delirio totale. Ci dà adesso in sottofondo nello stadio. Sta un po' svuotando perché la gente inizia ovviamente a entrare. Sono le 8:10. La partita è alle 8:45. Oh, aiuto. Ciao. Tutta la mia vita. Se ci sarai, ci seguiremo. Nella mente c'è un ricordo che non mi affoga. Perché tutta la mia vita ti seguiremo. La mente c'è un ricordo che non la capolista se ne va. 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 Sempre qui insieme a te per Napoli combattere. La 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 per Napoli combattere. Best balcone di fuori grotta, eh. Ma perché si mettono sempre qua avanti? Già normalmente si mettono qua le partite normali. La 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 Napoli palla. Non abbiamo vinto nulla. Questa è la situazione. Fumogeni, torce. Ci allontaniamo definitivamente per assistere al match. Mamma mia.
formazioni in diretta da un balcone in vista stadio. Un po' di musica elettronica, tanto per sentirsi ancora di più nel mondo. Nel tempo preparativi, panino con la porchetta di Mattia, attualmente campione d'Italia. Scudetto, barzelletta italiana, bro. Sto diventando una barzelletta, bro. Ma che gol ha fatto più che altri? Boom! Gli stiamo facendo fare dei gol, degli Eurogol. A fine anno abbiamo tutti i gol più belli. Sono tutti i gol che hanno fatto contro di noi per non farci vincere il campionato. Farci rimandare la festa, però. Non di più. Salti in bocca, fatto bene. Maionese? Grazie, un po' di maionese qui. Nel frattempo qui siamo ancora sull'1-0. Fine primo tempo. Intervallo, primo secondo tempo. Sembra che pure questa volta non ce lo vogliono far fare. Ce la facciamo? È ripartita la partita. Occhio, occhio. Occhio. Che dice il VAR? Che dice il VAR? Mancano 13 minuti, ci avviamo, iniziamo a scendere. Saluti. Sappiamo che ci vediamo dopo. Tipo in guerra. Io in questo video non arrivo. Siamo ready. Ci stiamo portando avanti allo stadio. C'è una torciata clamorosa. Napoli ha vinto lo scudetto, ma è una cosa inverosimile praticamente. E per loro è ancora più festa, perché adesso venderanno tutto. Adesso un pochino invidio quelli che hanno il biglietto e stanno dentro, perché Napoli è nello stadio, forse vittoria.
Eccoli, Sailor Moon. Sì. E anche oggi sembrava che Roveno vince la domenica. Invece, stranamente, tutti a piazza plebiscito. Saltiamo in aria, saltiamo in a 100-100. Tutto a posto? Ma qua stiamo scherzando con il fumo, tutti la possibilità che la pompa di benzina salti in aria, c'è o non c'è? C'è, facciamo più festa. Ragazzi, per noi i PG's. Acqua coca, 10%. Birre! Il napoletano quando vede le TV non capisce più nulla. Uno dei momenti che più adoro sono i momenti delle foto con le sciarpe al contrario. Che bello! Occhio perché qui c'è Sky24. Ah, grande, va a salvare. Allora bamboli, iniziamo a spostarci, direzione piazza del plebiscito, dovremo fare il prima possibile, abbiamo perso dei combattenti valorosi. Per poco perché la piazza. Un piccolo pit stop, stiamo andando direzione Mergellina. Sotto, vai. Sono gli ultimi suoni che emette. È stato un grande piacere, è un onore per me. Ti ripongo qui con grande affetto. Cavola! Bello, alla grande, ma io non so immaginare sotto la grotta, che rimbombo, che macello. Siamo noi, no, noi, i campioni dell'Italia, siamo noi, oh, oh. Alla grande. Bello.
sempre di più a Mergellina. Adesso il nostro obiettivo è la grotta. Io vado la foto, questo è storico. Vai! Tempo è passato! Sacchi 33 anni! Ci siamo! Ecco la soglia! Lasciamo fuori grotta per arrivare a Mergellina! Siamo noi! I campioni dell'Italia! Siamo noi! Siamo noi! Siamo noi! I campioni dell'Italia! Siamo noi! Tiro il Santa Juve! Tiro il Santa Juve! Tiro falcate, mezzi di ogni tipo, la sirena di Liberato inconfondibile ci accompagna. Com'è possibile questa cosa? Com'è possibile che nessuno abbia preso con l'estintore? È un miracolo divino, una benedizione, o forse Dios. Per tutti i miei amici di Milano, solo la nebbia, sapete, solo la nebbia, la partita di pallone. Mamma mia! La galleria è infinita! Finalmente fuori! Avremo perso 4-5 giorni di vita per i fumi tossici inalati! Siamo arrivati! Piazza San Lazzaro! La situazione è tranquilla! La gente sta riposando! Penso che più facinorosi siano al centro! È zona di passaggio! Fuochi in lontananza! Fumogeni puzzolenti! Un applauso ai miei amici! Ma siamo ancora qua! Che ci provano! Ho visto il grande Napoli! Ho visto il grande Napoli! Allora, attualmente c'è un momento un po' di flessione. Fa parte delle storie più belle, c'è quel momento in cui la storia si rilassa un attimo per il finale, con scoppi incredibili, fuochi d'artificio, tanta bella roba. Ragazze nude, bambini piccoli che... Ragazzi, pausetta a bar un attimo. La notte della matematica, Riccardo. Che numero dai a questa notte? Per ora un 6. No, sto scherzando. Numero perfetto, fra. 3. Girati. 3. Girati. 3. Grande. Allora, se la mossa è stata 3,50. Grande. Grandissimo. Un saluto in tre. Ciao ragazzi. Sempre. Classica. E me la fai assaggiare? Certo. Grazie mille che non avete pompato i prezzi rispetto a me. Queste cose le facciamo. Grazie. Qui siamo arrivati a Piazza Vittoria. Un po' morta, sinceramente. Chissà dove c***o sono. Tutti a Piazza Plebiscito, mi sa. Da Piazza Vittoria adesso vi spiegherò le nostre mosse. Stiamo andando a Piazza del Plebiscito, probabilmente il fulcro della festa qui, lo scudetto del Napoli. Veniamo anche noi. Tutti quanti insieme, appassionatamente. Però non passiamo per Castel dell'Ovo, visto che siamo un pochino in ritardo. Andiamo velocemente, strada più veloce, molto più rapida, meno panoramica, per via Chiaia. Giacomo, io ricordo ancora quando scendevamo insieme col gruppo della mia classe. Hai fatto tanta strada e siamo grandi. Prosegue la nostra avanzata. Mattia sembra un corsaro con la sirena che erge il terzo scudetto. Eccolo. Tremendo. Tutta Napoli è distrutta, per su che rutta. Tutta Napoli è distrutta, per su che rutta. Grande Mattia! E con il numero! Mo deve esagerare! Buonasera! Grisha! Buonasera! Grisha! Buonasera! Non ce la faccio più! Tiro il Santa Juve, tiro il Santa Juve, tiro! Ragazzi, ci siamo! Piazza Plebiscito! Bravo, adesso prendi sotto. No, stai, dimmi, parte ora? No. Ah, ok. Con questo vai a aprire sopra. Riccardo, il suo favore. Vai, vai, vai. Eccolo. Nel frattempo io... In queste condizioni, signori, enjoy. Mi hanno fatto anche delle foto. Le voglio pubblicare. Belle, belle. Lascio la nuova Marianna.
La polizia è arrivata, è per copia, guarda. Sta scappando. Coffee con Parrots. Uno di questi droni è il drone di Andrea Matacena. Devi imparare, Sere. Rifare rosso, rifare rosso e rosso. Volan! Brava Serena! Ora ancora in faccia, Serena, sempre in alto quel braccio! Spoletta, da grandi intenditori! Siamo ancora qua, veloci come allora, difendo la città. Ale, ale, ale. Io ai tempi dell'università dopo diritto privato, fra. Speriamo di ritrovarci in questa piazza, ma per un qualcosa di più grande. Mamma sfunato, ecco. Frate, veramente mamma sfunato. È stato un piacere prendervi a pallonare. Ma a pallonare chi? Sei milanista? Pensavo. Sono milanista. Pensavo che era. E che ne sai? Fatta abbraccio, fatta abbraccio. La mamma di due tiri è una puttana. La mamma eternamente. Siamo superiori. Perché fare cori sugli altri? Noi siamo superiori. Sicuro? Sì, siamo superiori. Salendo a me! Bottiglia ad hoc per l'evento. Forza Napoli! Forza Napoli! Dai! A gala, gala, gala! A cosa, cosa, cosa! I campioni dell'Italia siamo noi! Piazza Trieste e Trento. Ma secondo te l'acqua nella fontana ci sta ancora? Qualcosa in più, non so, sia dovuta al fatto che abbiamo avuto un tempo molto prima, ma comunque siamo mantenuti abbastanza tranquilli. Pirli 3:30 poi siamo ritornati a casa, abbiamo rifatto i nostri passi, ma prima di tornare a casa, piccolo stop a Mergellina per una grandissima graffa di Aurelio. Grazie. Ci voleva. Io mi trovo nuovamente a fuori rotta, complicata questa giornata, abbiamo fatto veramente un percorso molto lungo, in mezzo alla strada non c'è nessuno, è stato un po' deludente dal punto di vista che io mi aspettavo molto più bordello, ci rifaremo poi per la Champions, però vabbè questa è un'altra storia, che vedremo poi. Alba, dietro di noi. Buonanotte, tre sogni d'oro, da oggi in poi avremo un altro sogno nel cuore e adesso condivideremo insieme lo stesso sogno.